tutti, eccomi qua con un nuovo video un po' diverso dal solito. Cosa voglio fare oggi? Creare un orologio personalizzato per la mia stanza delle perline. Ovviamente avrei fatto prima comprarne uno già fatto, però mi piace proprio, ho proprio voglia di crearne uno da me, da dire boh, l'ho fatto io, è personalizzato, volevo divertirmi un po', ecco. E quindi ho deciso anche di girare un video, così magari se qualcuno di voi può interessare può riprodurre, diciamo così, lo stesso tipo di cosa. Ho preso Albrico ed è della stamperia come marca, tutto il necessario per creare il mio orologio. Intendo la base che vedete, questo disco che vedete sotto, forato al centro, che sarebbe la base dell'orologio. Poi c'è il meccanismo che va a pile e le lancette. Queste tre cose unite insieme creeranno la base dell'orologio. Vi posso dire anche quanto le ho pagate. Io ho pagato un totale di 9 euro per la base più il meccanismo più le lancette, però ovviamente i prezzi potranno variare a seconda di dove li acquistate. Io appunto sono stata al Brico e ho pagato il meccanismo 3 euro, le lancette 2 euro, ce n'erano due tipi diversi di lancette, ne ho scelto queste, e la sagoma, questa sotto, l'ho pagata 4 euro, cioè volendo, se non volete acquistare proprio la sagoma, però alla fine è bella spessa e rigida. Potete provare a farla voi con del cartone spesso, con qualcosa, con del compensato. Insomma, se volete potete anche arrangiarvi con altre cose. Io ho preso tutto il necessario lì, insomma. Poi utilizzerò per decorare la base del mio orologio i Pepeo Prism, visto che ne ho un boccettino preso ancora ai tempi, lo finisco di utilizzare, così ne faccio fuori uno e farò tutta la base del mio orologio decorata con i Pepeo. Poi degli strass a caso, io adesso ho messo questi, ma non so se utilizzerò proprio questi, questi sono di resina, però magari cambierò idea nel corso del progetto. E per farvi capire che li userò praticamente al posto dei numeri, invece di scrivere vari numeri utilizzerò uno strass insomma, per ogni ora dell'orologio. Voi volendo potete anche, diciamo, con le perline creare dei numeri, cioè incollare le perline, magari delle perline tipo delle 80 o altri tipi di perline, creare proprio una composizione, scrivere dei numeri tutti con le perline, insomma, sta a voi. Io mi semplifico la vita e vado di strass grandi. Poi una colla qualsiasi per incollare appunto resina, le resine qui, gli strass, chiamiamole così, resina, insomma, quello che dovete incollare, una colla qualsiasi. E niente. Quindi adesso iniziamo con l'esperimento orologio. Come prima cosa, decorerò con il Pebeo la base del mio orologio. Vi ricordo sempre di mescolare i color Pebeo Fantasy Prism prima di utilizzarlo, perché i pigmenti colorati all'interno, quelli che danno i riflessi, tendono sempre a depositarsi verso il basso, soprattutto se li tenete per diverso tempo appunto fermi nella stessa posizione. Aprite sempre le finestre, comunque fate questo lavoro in un posto areato, nonostante i Pebeo non siano tossici, almeno così queste sono le informazioni che vengono date. L'odore che sprigionano è abbastanza fastidioso, per cui vi consiglio sempre di aprire una finestra o fare comunque all'aperto questa operazione. Io ho aperto il mio vasetto e comincio a colare i pebeo sopra la base dell'orologio. Poi, siccome non vanno spennellati ma spalmati, sempre con uno stuzzicadenti, utilizzo questo che è quello per gli spiedini, pian piano distribuisco il mio colore sopra tutta la superficie del mio futuro orologio. Quindi si procede così: quando è stato abbastanza spalmato bene, se ne versa dell'altro fino a completare, insomma, la distribuzione sopra tutta la base dell'orologio. Ci vediamo non appena terminata l'opera. Ecco fatto, ho finito di versare il prodotto, vedete, sulla base dell'orologio. Piano piano sta cominciando a fare il caratteristico effetto, cioè guardate che forte, c'è la lampada che riflette perché è lucidissima la finitura dei Pebeo, anche quando è asciutta. Quindi adesso lo lasciamo asciugare, io lo farò asciugare per 48 ore perché anche se il tempo di asciugatura è minore, preferisco andare più sul sicuro, onde evitare che si rovini tutto. Quindi lo lascerò 48 ore, insomma,
affinché si asciughi, per procedere poi con la decorazione. Magari ve lo farò vedere tra un paio di orette, quando l'effetto classico di questo tipo di, chiamiamolo smalto, avrà fatto effetto. Ah, una cosa che volevo dirvi, siccome avevo fatto già anni fa, quando erano appena usciti questi tipi di smalti, diversi video su come, diciamo così, decorare delle filigrane utilizzando il pepeo, fare un effetto tipo Tiffany, diciamo così. E tanti di voi mi hanno chiesto, basandosi su quei video, se io non utilizzi poi delle vernici protettive una volta utilizzati i bebeo. Io sinceramente non le utilizzo perché già a finitura terminata risultano secondo me, scusate, risultano secondo me già belli lucidi di loro e abbastanza resistenti, per cui no, la mia risposta è no, io personalmente non utilizzo nessuna vernice finale, di finitura. Poi ognuno è libero di fare come preferisce. Quindi ci vediamo tra un po' per vedere gli effetti. Sono passate all'incirca 10 minuti e come vedete si sta già creando l'effetto caratteristico di questo tipo di smalto, che è molto casuale, il bello è proprio quello. E si può ovviamente anche giostrare la situazione utilizzando più colori contemporaneamente, versandoli a macchie, alternandoli tra di loro per creare vari motivi ancora più interessanti. Però vabbè, io utilizzo solo questo colore perché voglio appunto che sia il colore dell'orologio, visto che lo abbinerò a tende, muri e quant'altro. E nulla, allora riprenderò il video tra 48 ore per andare avanti con l'orologio. Noi invece ci vediamo praticamente adesso, salteremo, faremo questo balzo temporale. Ecco qua che finalmente il disco trattato con il pebeo si è asciugato e ha fatto venire fuori tutti i suoi bellissimi effetti. Lo sto veramente adorando, veramente troppo bello. Adesso, quello che farò con una riga, una squadra, segnerò esattamente i punti dove andare ad incollare poi le mie resine che faranno da numeri, insomma, per l'orologio. Quindi segnerò 12 punti dove andare ad incollare gli strass. Ecco qua, ho incollato, scusate, i primi 4 strass, quindi con una disposizione a croce, ho messo i primi 4. Adesso andrò ad inserire gli altri 8, inserendone 2 in ogni spazio tra praticamente quelli che ho inserito precedentemente, così da avere poi tutti quanti i numeri dell'orologio, e utilizzerò delle forme diverse. A 4 praticamente, 4 di un tipo, 4 di un altro, 4 di un altro, per distinguerli un po', insomma. Quindi ci vediamo quando avrò finito di incollare tutto. Ecco fatto, ho incollato tutte le mie resine, diciamo così, al posto di quelli che dovrebbero essere i numeri. Adesso andrò a montare il dispositivo centrale, che appunto farà muovere le lancette e poi anche le lancette. È arrivato il momento di assemblare tutti i nostri componenti. Intanto, questo è lo scatolotto dove poi andranno dentro anche le pile. Come prima cosa mettiamo il gancio che servirà anche ad attaccare al muro il nostro orologio. E poi questa rondella di gomma, non so cosa sia, e poi a questo punto possiamo inserire sopra il meccanismo il nostro orologio che abbiamo decorato, facendo passare appunto quel, adesso con la videocamera la vedo un po' dura, quel pirulino bianco grande, alla prima botta ce l'ho fatta, quel pirulino lì. Poi inseriamo la rondella e il dado di ottone che è venuto fuori dalla confezione, e stringiamo bene. Ecco la rondella, scusate, prima l'avevo detto in senso alternato, la rondella, e poi stringiamo bene con il dado. Ecco fatto,
Il meccanismo è stato ben saldato alla base decorata. Io mi sono aiutata anche con delle pinze per stringere bene. A un certo punto mi è anche scappata, ho graffiato leggermente, però vabbè, pace, inconvenienti del mestiere. Anche perché sulla confezione non c'è scritto come va montato questo meccanismo. Io adesso sì, è abbastanza intuitivo, ma non avendolo mai fatto, ho guardato su internet, ho trovato dei video che mi hanno spiegato come fare, quindi spero che quando metterò la pila mi funzionerà. A questo punto è arrivato il momento di inserire le lancette. Le lancette vanno semplicemente infilate. Si parte con quella delle ore, poi con quella dei minuti e poi sia quella delle ore che quella dei minuti hanno questo foro che va incastrato praticamente sotto, sopra questo pirulino bianco. Si mette quella delle ore, si mette poi quella dei minuti e infine quella dei secondi che è fatta in un altro modo, praticamente ha questo tubicino forato che va inserito qua al centro e che poi blocca tutto. Quindi inseriamo le lancette. Lancette inserite. Adesso la prova del 9. Vado a mettere la pila sperando che si muova. Yeee! Funziona! Almeno qua dei secondi sta girando. Adesso lo testerò, lo proverò per vedere se funziona bene. Ovviamente prima dovrò mettere l'orario esatto, così controllerò, ma ad occhio e croce sembrerebbe funzionare. Quindi questo è stato il mio esperimento. Adesso dovrò soltanto appenderlo, ma penso che aspetterò l'arrivo di Silvio se non voglio praticamente fare un volo dalla scala. E niente, poi lo controllerò per vedere se l'orario lo mantiene in maniera esatta. E basta, spero di essere stata utile con questo video, che non era un tutorial, ci tengo a precisarlo, bensì un volervi mostrare quello che stavo per combinare. E spero anche magari di avervi dato qualche idea per creare, abbellire un po', insomma, la vostra cameretta o la vostra stanza delle perline, quello che volete voi. Quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che sarà sicuramente inerente alle perline. Ciao, alla prossima!